Muoviti nell'incertezza. Striscia nel buio. E trovati. Abbandona te stesso. Ricordo ancora quando mia moglie cucinava i prodotti del nostro orto. Il profumo, l'aspetto, il sapore. Era tutto diverso. Ai tempi era una novità e i primi ad averlo erano fortunati. Noi ce ne potevamo permettere solo uno, quindi ci alternavamo per entrare nella locanda. La compagnia ci assicurava un'esperienza unica con Life. Incontrare parenti, amici e conoscenti di tutto il globo racchiusi in un unico spazio infinito. La locanda. Life è il futuro della comunicazione. E non solo. È l'unico social network che ti garantisce l'esperienza reale al 100%. In realtà era solo un modo per far vendere dei prodotti rinchiusi in quel mondo illusorio. In poco tempo tutto il mondo ha acquistato Life. Facilitava il modo di vivere, e Dio se non l'ha fatto. Ipnotizza realmente le persone e le trasporta in quella realtà che desiderano tanto. Sono nato nell'era a cavallo tra Life e Real Life. Così mi piace chiamare la vita reale ormai abbandonata da tutti. Inizialmente Life era utilizzata per tendenza, ma ben presto divenne un bisogno di massa, al punto che le generazioni future conobbero solo quello. Nuove classi sociali. Il tutto all'interno di uno spazio infinito. Un nuovo mondo con leggi dettate dalla compagnia e dalle multinazionali. Il paese dei balocchi che tutti desiderano, aperto 24 ore su 24. Ogni sensazione, ogni droga ha effetto come se fosse reale, ma senza nessun rischio di morte. Come in un videogioco, quando perdi la vita e torni di nuovo al punto di salvataggio. In Life succede la stessa identica cosa. E sbang! Torni al punto d'inizio e non sei morto. Tranquillo, vai avanti così che va bene. Negli anni a venire, nel Real Life, la criminalità e la povertà sono scomparsi e la gente sembrava felice, ma lentamente il genere umano, senza rendersene conto, ha perso la capacità di sognare. Le speranze si spegnevano inesorabilmente
e ci si legava sempre di più ai beni materiali. Viviamo in due mondi in cui la cognizione del giusto e dello sbagliato non esiste più. Perdi la capacità di amare, odiare, e il menefreghismo è la migliore risorsa. Ma seguire l'istinto e non la razionalità non è un modo di comunicare. La controparte purtroppo tace. Tace perché la compagnia e le multinazionali non la vogliono. Influenzano gli ideali e generano un pensiero veicolato. Ho aspettato l'accesso su Life per chiederle come fosse andata la giornata. Ho scritto questo pensiero per ricordarmi chi sono. Amore, odio, passioni. Vere sensazioni che ormai ricordo a malapena. Dimenticherò facilmente questo malessere. Probabilmente andrò in qualche isola tropicale con mia moglie, ma di certo l'abbronzatura non sarà mai ottima come nella vita. La comunicazione che conoscevo ormai è lontana. Probabilmente questo è il futuro, e chi resta indietro muore. È ora di entrare in Life. Quello che resta è il ricordo. Per il resto si sogna.